passionale, intensa, vivacissima, ed uguali materici dell'ultima fase. Come mai questo percorso, signori? Perché, come tutti i pittori, Gino Tonello è alla ricerca della verità. La verità delle cose, la verità di quello che ha davanti. E come tutti gli artisti seri che non si accontentano mai, ha cominciato gradatamente a seguire questo percorso, come vi dicevo prima, spostandosi all'interno della realtà, del mondo oggettivo delle cose, non aspettando che il mondo gli venga incontro, ma lui muovendosi, adattandosi, trasfigurando in maniera diversa quello che le suggestioni del reale gli dava. L'idea della natura è nata quindi gradatamente come l'idea di una percezione visiva, una percezione che a tratti si fa nitida, solenne, quasi marmorea. Basta vedere i quadri che quelli in maniera generica vengono definiti surreali, realistici, simbolici. La grafia è nitida, precisa, oserei dire maestosa nello spazio, perché ricorda certi immagini rinascimentali, no? Della classicità, della fissità delle forme, come il cenno surreale. Ricordo quando Gino mi spiegava le donne sassi, le donne roccia, le donne albero. Significare cioè che la donna, come gli elementi carichi della natura, è forte, immortale, rende lei la vita, dà la vita e quindi è il perno su cui si muove tutta l'umanità ed è lì immobile, fissa come una roccia. La grafia era nitida, cristallina, la luce limpidissima e tutto si placava, tutto si fermava. Era una constatazione della natura e Gino era lì che osservava i particolari, i dettagli e metteva questi assunti simbolici che lo hanno accompagnato. Poi ad un certo punto, oltre all'immagine surreale, Gino Tonello ha cominciato ad approfondire il tema del paesaggio. E allora ecco i quadri un po' più piccoli di misura, ma enormi nella suggestione cromatica e visiva. I tanto cari smalti su vetro di Gino Tonello. Lì a un certo punto la figura è scomparsa e la natura maestosa, lontana, indefinita, ha cominciato a prendere vita. Alberi, vegetazioni, tramonti, sole, le stagioni che variano, che cambiano, tutto ha cominciato a diventare una sorta di dinamismo, di luci, di splendori, di effetti vibranti che, staccatisi dalla fissità di prima, hanno cominciato a regalarci il senso dell'atmosfera, dell'aria che cambia, cioè di questo stravolgimento della luce che cambia le forme in lontananza, che cambia gli orizzonti. E Gino è lì, preciso, nel suo pennellino superissimo, a tracciare l'evanescenza e l'effetto cromatico delle sue macchine. E Gino dice, devo andare oltre. Vi ricordo sempre che è la ricerca della verità, della natura. Cos'è la verità? Quel battito sottile che ci fa restare ad occhi aperti, che ci fa commuovere davanti al paesaggio. Quell'effetto così struggente che non è mai riproducibile, se non con la poesia dell'arte. A un certo punto la trasparenza in lontananza ha cominciato a vibrare, a battere in maniera intensa ed ecco che ancora una volta Gino Tonello ha cominciato a porsi da un altro punto di osservazione, ma è sempre lui, indefinito, è sempre lui. Ed ecco che gli orizzonti lontani hanno cominciato a venire verso di noi e a prendere il corpo nella materia screzzata, rugosa come una vecchia pelle. E l'ultima produzione è proprio il rimbalzo totale della natura verso di noi. Ecco le materie screziate, intense, quasi si ha la sensazione di toccare perché la materia diventa protagonista. Ancora i paesaggi, però senti l'aria che circola, senti vibrare la natura in quelle ninfee che si distendono, in quegli alberi rigogliosi, cioè senti l'acqua e il cielo, senti l'aria che scivola leggera. Quindi dico, ma Gino, è questa la verità della natura? È quella fissa, è quella degli orizzonti lontani o è questa corposa che viene davanti a me? Gino mi dice, è questa la natura che vedo adesso, in questo momento. Ho voglia di toccarla, di coglierla. Difatti anche la gestualità si è fatta più rapida, più estemporanea,
vedete anche il tocco molto allungato, molto rapido, le date della spatola, cioè c'è tutta questa idea di estemporaneità, di fugacità. Attenzione però, attenzione, Gino Tonello non è un pittore impressionista, cioè l'attenzione non è solo quella di cogliere il battito vitale della natura, l'attenzione è quella di creare un punto, come diceva Turner, come dicono gli inglesi, Turner, l'attimo sublime. L'attimo sublime in cui la proiezione emotiva dell'artista si proietta su quello che ha davanti, tutto viene rimescolato e trasposto sulla tela. Lo dice il titolo del catalogo, signori. I mutamenti dell'anima. È un titolo emblematico perché il titolo di questa mostra è Lungo l'acqua e tra gli alberi. Si intende che la definizione va a quest'ultima produzione. Ma il catalogo, oggi peraltro fresco di stampa, I mutamenti dell'anima non è altro che il percorso, il filo conduttore della ricerca della verità. La ricerca della verità che è partita in maniera quasi distaccata, fissata, e poi gradatamente l'artista è entrato dentro il quadro. E oggi presenta una versione ancora più intensamente vissuta. Vissuta proprio a livello di pelle, l'intensità cromatica. Basta vedere i quadri, si va dai toni profondi, cupi, scuri, a quelli più accesi, mutamenti dell'anima, allo stato emotivo che controlla la pittura, o forse è la pittura che controlla l'artista. O forse è la natura che ti entra nelle ossa attraverso il colore. Gino ci dice questo, signori. Nessuno di noi rimane se stesso per tutta la vita. Rimane però identica la sensibilità, che diventa sempre più profonda per un pittore. Ecco che il nostro Gino a un certo punto respira il colore, lo vive intensamente, in quelle ninfee distese all'orizzonte, in quegli alberi rigogliosi, nel mutamento delle stagioni. Ops, mutamento delle stagioni o mutamenti dell'anima? È la stessa cosa. Gino Tonello, diceva Kandinsky, appartiene alla serie dei pittori re. Chi sono i pittori re? Quelli che controllano la tela, quelli che con la tela possono fare tutto, dire tutto, quelli che riescono a regalarci un momento di emozione, a farci commuovere davanti a un paesaggio. E cosa c'è di più forte di un re che riesce a commuovere gli spettatori? È una forza straordinaria. Credo che Gino la possieda. Grazie.